Avvocato Franco Conte, presidente della Confconsumatori, oggi sit-in di protesta contro la chiusura del punto di primo intervento di Minturno. Quali sono le vostre proposte e soprattutto il segnale da lanciare in regione? Allora, abbiamo organizzato questo primo sit-in di protesta qui a Scauri, riteniamo insieme con le altre associazioni, insomma con Italia Nostra, con l'Associazione Pendolari e la Confconsumatori che hanno ritenuto opportuno di organizzare questo ennesimo sit-in contro la chiusura dei punti di primo intervento nella Regione Lazio. Pensiamo sostanzialmente che debba essere dato risalto a questo problema, teniamo conto del fatto che comunque il Sud Pontino è sguarnito di tutte le forme di assistenza necessarie di emergenza per la salute dei cittadini e quindi riteniamo che alzare la voce da parte dei cittadini, quindi far sentire la propria, sia necessario affinché le istituzioni locali possano in sostanza fare la loro parte e cercare di evitare questa ennesima spogliazione del territorio, perché fondamentalmente il venir meno del presidio di pronto soccorso, di primo soccorso dell'ospedale Minturno renderà comunque il servizio in generale molto più gravoso e molto più difficoltoso per tutti i cittadini del Sud Pontino, perché tutti andranno necessariamente nel pronto soccorso di Formia ingolfandolo ulteriormente e rendendo quindi un servizio ancora meno efficace. Professor Franco Valerio, presidente dell'associazione Pendolari di Minturno Scauri, oggi giornata di protesta, un sit-in per chiedere la non chiusura del punto di primo intervento alla regione. Cosa chiedete chiaramente anche alla nostra amministrazione, ma soprattutto alla regione? Quello che si chiede è uno, quello di revocare in maniera assoluta il decreto di chiusura del punto di primo intervento di Minturno. Questa è una prima manifestazione, perché intendiamo andare avanti fino a quando questo non sia stato fatto. Lo abbiamo chiesto a tutti, l'amministrazione di Minturno, come il sindaco, oggi è impegnata in una riunione a Latina proprio oggi a trattare su questo argomento. Per cui la nostra amministrazione capita giusto, nel senso che il nostro sindaco può dire tranquillamente che i suoi concittadini sono scesi in agitazione, perché questa è la verità, questo è l'inizio di un'agitazione che cercheremo di durare, di montare come protesta fino a quando non sarà revocato il decreto di chiusura del punto del primo intervento di Minturno. Questo è il succo. Invitiamo tutte le associazioni, tutte le comunità del nostro territorio ad associarsi a questa protesta, che è una protesta civile, trasversale, che non assume nessun colore politico, perché la salute riguarda tutti. E anche perché non è possibile per paesi che vogliono avere uno sviluppo turistico e magari aspirano pure ad avere una qualche bandiera di riconoscimento, essere un territorio che da Minturno a Castelforte a San Goro non ha, diciamo così, un punto di primo intervento. Per dirla per tutto, dalla Baia Domizia all'ospedale di Minturno come primo interno ci si mette meno tempo di arrivare dalla Baia Domizia all'ospedale di Sessa. Cioè l'ospedale di Minturno è un punto di riferimento per tutto il Sud Pontino e anche leggermente al di là di questo. Questo è il motivo della protesta, che noi riteniamo assolutamente antieconomica la chiusura, inefficiente, inefficace, è una misura di masochismo sanitario, cioè si vuole castigare i cittadini sul loro diritto fondamentale che è il diritto alla salute. Marcello Galiman, presidente di Italia Nostra per il Sud Pontino, oggi si è aggiornata a sit-in per protestare contro la chiusura del punto di primo intervento. Come Italia Nostra, quali sono le istanze che portate avanti e anche per richiedere chiaramente delle garanzie alla Regione Lazio? È giunto il momento che i 5 consiglieri regionali eletti in provincia di Latina si facciano sentire con il governatore del Lazio. Ritengo anche l'incontro con l'assessore alla regione un incontro insufficiente.
e ritengo anche che non è proficuo per Minturno un tavolo di confronto di tutti i comuni che hanno i punti di pronto intervento. Noi siamo il comune che ha una struttura, la prima nella regione Lazio per prestazioni annuali, circa 23.000. Quindi dobbiamo difendere la nostra realtà. Noi siamo l'ultimo presidio prima del confine regionale. Questa situazione non ci rende uguali agli altri, quindi fare di tutti un minestrone non è corretto. E poi questa dichiarazione la sto rilasciando in piazza Sant'Albino, è la piazza dove Zingaretti dal palco 2 anni e mezzo fa ha detto che nessuno avrebbe toccato l'ospedale di Minturno, e lui poi firma un bollettino ufficiale di cui decreta la morte. E allora lui deve fare pace con se stesso. Se usa il microfono per garantire a 18.000 abitanti un servizio, non può 2 anni dopo, a metà del mandato del sindaco che lui sosteneva, compiere queste azioni. Noi siamo convinti che certamente Gerardo Stefanelli darà il meglio di sé per difendere la struttura, ma non vogliamo sentirci soli. Ci sono i consiglieri regionali, c'è il governatore del Lazio che vogliamo incontrare e gli vogliamo ricordare le sue promesse. Non vogliamo che siano le famose promesse elettorali, ma che siano fatti concreti. Il presidente della provincia ieri in un incontro telefonico ci ha garantito che lui lavorerà affinché lo stesso giorno si chiuda il punto di pronto intervento per la Casa della Salute, ma non un giorno prima, e deve essere H24. Speriamo che sia così. Stamattina stanno in riunione a Latina, ci sarà poi la conferenza dei sindaci, 5 settembre l'incontro assessore regionale. Noi faremo la nostra parte, faremo altri sit-in, lo faremo in sala consigliare, lo faremo a Roma sotto la Pisana. Noi andiamo avanti. Il 1° gennaio non possiamo festeggiare il Capodanno in famiglia e come città perdere l'ultimo servizio che non ci ha regalato nessuna regione, perché noi oggi festeggiamo il 90° anniversario dell'ospedale di Minturno, fondato nel settembre 1929, costruito con i sacrifici di famiglie traettesi e i muratori delle Sieci che portavano gratis i mattoni fino a sopra. Questo ospedale è della città. Nessuno lo potrà mai pretendere, nessuno lo potrà mai comprare o vendere, quindi vogliamo che rimanga quello che sia. Siano gli amministratori e i politici degni della popolazione che governano. Clemente Conte, delegato all'associazionismo per il comune di Minturno. Oggi si tiene in piazza per protestare contro la chiusura dell'ospedale, dell'ex ospedale di Minturno, oggi punto di primo intervento. Sì, buongiorno a tutti. Come delegato ai rapporti con le associazioni per il comune di Minturno mi sono sentito di intervenire oggi a questo sit-in di piazza, che va a valorare quella che è una politica che sta facendo in questo momento l'amministrazione comunale con l'organizzazione, oggi ricordiamo che comunque a Latina c'è una riunione, sì, a livello provinciale proprio per discutere di questi temi, dove è anche presente il sindaco. Dove è presente il sindaco e il delegato ai rapporti alla sanità Franco Esposito, e si sta discutendo appunto per scongiurare con il presidente Carlo Medici queste che sono queste voci che vogliono decretare la chiusura dei punti nel sud pontino di Gaeta e di Minturno, e i punti H24. E questa cosa andrà avanti, si sta facendo una politica, ci saranno degli incontri il giorno 5 di settembre con rappresentanti della regione nella persona dell'assessore regionale D'Amato, per scongiurare queste chiusure, queste voci che ricorrono in questi giorni. Non si tratta però di una voce, si tratta comunque proprio di un decreto firmato. Sì, un decreto firmato dal presidente Zingaretti, però ci sono delle trattative in corso che possono portare a rivedere questa decisione, e noi pensiamo di poter
di poter raggiungere l'obiettivo. Per quanto riguarda la politica di questa amministrazione comunale, è una politica comprensoriale, cioè in accordo con la collaborazione degli altri comuni, perché riteniamo che solo con una politica comprensoriale si riescono a raggiungere gli obiettivi prefissati. Io vedo molto importante, ho visto il buon ufficio, il lavoro che sta facendo il nostro sindaco per quanto riguarda il trasporto pubblico. Dal trasporto pubblico passiamo ad altri argomenti come la sanità, e deve essere trattato nella stessa maniera. È una politica comprensoriale per cercare di far capire a chi deve decidere l'importanza di questi punti di intervento. Il punto di intervento di Minturno, che i dati statistici dicono che è il punto dove si fanno più punti di intervento, dove vengono effettuate più visite l'anno, hanno più visitatori durante l'anno. Giulio Morgia, segretario generale SPI CGL della provincia di Latina, del sud Pontino. Oggi giornata, diciamo, di protesta, è importante questo sit-in, e soprattutto cosa chiedete alla regione per poter scongiurare soprattutto questa chiusura del punto di primo intervento di Minturno? Chiediamo quello che ormai chiediamo da anni, perché provvedano a chiudere i punti di primo intervento senza dare sostituzione a questo, se non con delle cose che, o delle situazioni, diciamo, tampone, mentre invece dovrebbe esserci la Casa della Salute, che rimane sulla carta promessa e poi si vedrà quando verrà attuata. E non si trova una soluzione ai diritti del malato, della cittadinanza, rispetto a queste richieste di urgenza, per cui chiediamo che intanto si stralci il decreto e si tolga la chiusura al 31 dicembre e si prosegui con i punti di primo intervento fino a che non trovano una soluzione alternativa e efficace. Antonio Signore, ex assessore regionale, oggi giornata di protesta, un sit-in in piazza per discutere e soprattutto opporsi al decreto del presidente Zingaretti, che decreterebbe appunto la chiusura del punto di primo intervento di Minturno. Sì, io credo che la mobilitazione che c'è stata questa mattina, nonostante il caldo d'agosto, sia l'espressione dell'interesse che c'è intorno a questo problema. Io credo che la sollecitazione da parte del sindaco e dell'amministrazione comunale, l'impegno dei consiglieri regionali e l'apporto dei cittadini riusciranno a far ragionare chi ha assunto a livello regionale questa folle decisione di chiudere il punto di primo intervento. Noi riteniamo che un territorio come quello del Sud Pontino non possa fare a meno di un punto di riferimento per la sanità, soprattutto per quanto riguarda un territorio che è articolato, che quindi ha bisogno di fare da filtro anche all'ospedale di Formia, perché l'ospedale di Formia è al colmo, diciamo, delle sue potenzialità, di più non può dare. Se si vanno a scaricare sull'ospedale di Formia tutto ciò che è d'estate e d'inverno, si fa riferimento all'ospedale di Minturno, a ciò che c'è nell'ospedale di Minturno, noi avremo grossi problemi per la nostra salute. Io penso che con tranquillità la mobilitazione dei cittadini sia un apporto, una spinta, un aiuto anche all'impegno che stanno esprimendo il sindaco, l'assessore delegato alla sanità, dottor Franco Esposito, e tutta l'amministrazione comunale. Ciro Pignalosa, presidente dell'Avis di Minturno. Allora, c'è questa chiusura del punto di primo intervento che sembrerebbe essere stata decisa da un decreto del presidente Zingaretti. Si sta cercando di evitare appunto questa chiusura. Dal punto di vista appunto dell'Avis, qual è, visto che avete anche un vostro punto lì nell'ex ospedale di Minturno? Noi attualmente, non avendo un nostro punto prelievo, ci serviamo dei servizi dell'autemoteca,
e chiaramente l'automoteca deve essere presente in un posto accreditato. Il nostro punto accreditato appunto è il punto di primo intervento di Minturno, e quindi noi sicuramente oltre al punto di primo intervento di Minturno siamo interessati al funzionamento di tutta la sanità del Sud Pontino. Stamattina c'è stata questa manifestazione a cui noi abbiamo dato prima adesione e io per una questione di tempi non sono riuscito, non ho voluto intervenire, però io penso che bisogna dire oggi con forza che siamo veramente ridotti all'omicidio. Noi dobbiamo dire con molta franchezza che oggi l'ospedale di Formia è diventata la clinica Costa, questo nessuno lo dice. E dobbiamo dire che, come si diceva stamattina, la sanità è gratuita e pubblica, era per i diseredati, oggi ce ne sono tanti, ci sono tantissime persone che hanno la pensione sociale, che pagano l'affitto di casa, che ormai hanno rinunciato a curarsi. Io penso che queste sono cose di cui bisogna discuterne e quindi sicuramente bisogna far sì che il punto di primo intervento di Minturno resti fino a nuovo avviso e fino a nuove strutture che possono degnamente sostituirlo. Però bisogna effettivamente riqualificare la spesa sanitaria, soprattutto per quanto riguarda la nostra zona, il servizio va decentrato e sicuramente Minturno dovrà avere l'importanza che deve avere anche rispetto al bacino di utenza dei comuni limitrofi.